le cose possono cambiare. Papa Francesco lo ha scritto nell'enciclica Laudato Si e lo ripete il 23 settembre al presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che lo accoglie nella Casa Bianca per il benvenuto nel grande paese americano. Francesco, in inglese, si presenta come figlio di una famiglia di migranti, aggiungendo che famiglie simili hanno in gran parte edificato questa nazione. Oggi i cattolici americani sono impegnati a costruire una società veramente tollerante e inclusiva e a difendere la conquista del diritto alla libertà religiosa. Lodato l'impegno ambientalista del presidente Obama, Papa Francesco ricorda che il cambiamento climatico impone una nuova cura della casa comune. We still have time to make... Siamo però ancora in tempo per affrontare dei cambiamenti che assicurino uno sviluppo sostenibile e integrale, perché sappiamo che le cose possono cambiare. For we know that things can change. Va cambiato un sistema che ha trascurato milioni di persone, esclusi come la nostra casa comune, che oggi bussano con forza le nostre case, città, società. Agli americani di buona volontà il Papa chiede di sostenere gli sforzi della comunità internazionale per proteggere i più deboli nel nostro mondo e di promuovere modelli integrali ed inclusivi di sviluppo. Di questi temi il Pontefice parla col Presidente Obama anche nei 40 minuti di incontro privato nello studio ovale. Poi si sposta nella cattedrale di Washington dedicata a San Matteo, dove incontra i 457 vescovi degli Stati Uniti, come un fratello tra i fratelli, senza tracciare programmi o impartire lezioni. Per questo, in italiano, esordisce lodando la Chiesa americana per il coraggio con il quale ha affrontato momenti oscuri come la ferita degli abusi di membri del clero su minori. So quanto ha pesato in voi la ferita degli ultimi anni. Io ho accompagnato il vostro generoso impegno per guarire le vittime, consapevole che nel guarire siamo pur sempre guariti, e per continuare a operare affinché tali crimini non si ripetano mai più. Papa Francesco ringrazia i vescovi statunitensi per la generosità verso la Santa Sede e l'impegno in difesa della vita, della famiglia e della missione educativa, e chiede loro di continuare ad accogliere senza paura gli immigrati, anche la nuova ondata latina, perché questa gente arricchirà l'America e la sua Chiesa. Papa Francesco consiglia poi di stare vicino ai sacerdoti perché non cadano nella tentazione di diventare notai e burocrati, ma si alzino a rispondere a chi bussa nella notte. E li invita a non fare della croce un vessillo di lotte mondane o preparare risposte dure alle già aspre resistenze, perché la nostra cultura è quella dell'incontro e il dialogo è il nostro metodo. Dialogo tra voi scandisce, dialogo con i laici, dialogo con le famiglie, dialogo con la società. Nel pomeriggio il Pontefice raggiunge il Santuario Nazionale dell'Immacolata Concezione per proclamare santo l'evangelizzatore della California, padre Junipero Serra, in una celebrazione ricca dei colori e dei suoni dei nativi americani, nella quale Papa Francesco definisce questo missionario francescano del Settecento un testimone della gioia del Vangelo, che ha saputo vivere quella che è la Chiesa in uscita e andare per le strade per condividere la tenerezza riconciliatrice di Dio. Il nuovo santo ha cercato di proteggere i nativi americani dagli abusi, che ancora oggi provocano dolore nella vita di tante persone. Un esempio per il santo popolo fedele di Dio, spiega il Pontefice, che non teme lo sbaglio, ma la chiusura, la cristallizzazione in elite, l'attaccarsi alle proprie sicurezze. Andate ad annunciare, conclude Papa Francesco, che gli sbagli, le illusioni ingannevoli, le incomprensioni non hanno l'ultima parola nella vita di una persona, perché non vogliamo che la rassegnazione sia il motore della nostra vita, non vogliamo anestetizzarci il cuore. La mattina dopo, il 24 settembre, Francesco è il primo pontefice a parlare ai 535 membri del Congresso degli Stati Uniti in sessione congiunta nell'emiciclo di Capitol Hill. Il suo è un dialogo, in inglese, con i rappresentanti del popolo che lo interrompono più volte con applausi e con la gente comune, gli anziani e i giovani, attraverso il ricordo di quattro grandi statunitensi che hanno costruito un futuro migliore. A nation can be considered great. Una nazione può essere considerata grande quando difende la libertà, come ha fatto Lincoln. As Lincoln did. When it fosters a culture... Quando promuove una cultura che consenta alla gente di sognare pieni diritti per tutti i propri fratelli e sorelle, come Martin Luther King ha cercato di fare. Martin Luther King sought to do.
Quando lotta per la giustizia e la causa degli oppressi, come Dorothy Day ha fatto con il suo instancabile lavoro, frutto di una fede che diventa dialogo e semina pace nello stile contemplativo di Thomas Merton. Which becomes dialogue and sows peace in the contemplative style of Thomas Merton. Nel suo intervento Papa Francesco si rallegra che l'America continui ad essere per molti una terra di sogni e chiede da figlio di immigrati di accogliere i nuovi migranti con passione e compassione. Appoggia l'appello dei vescovi degli Stati Uniti per l'abolizione globale della pena di morte e per la riabilitazione dopo la punizione. Invita poi alla lotta contro la povertà e alla giustizia sociale, citando molti passi dell'enciclica Laudato Si. Al cuore della cultura della cura della casa comune è necessaria un'economia moderna, inclusiva e sostenibile. Infine il pontefice chiede impegno nel porre fine ai molti conflitti armati nel mondo e al commercio di armi. Lasciata la cupola in ristrutturazione di Capitol Hill, il pontefice raggiunge la parrocchia di St. Patrick, dove nella bella chiesa in stile gotico incontra 200 senza tetto e scandisce che non c'è giustificazione sociale o morale per accettare la mancanza di abitazione. Sono situazioni ingiuste, spiega Papa Francesco, ma Dio le soffre insieme con noi e le sta vivendo al nostro fianco. Non ci lascia soli. Il Papa vede nei volti dei poveri quello di San Giuseppe, persona a cui ricorro quando sono un po' inguaiato. Anche il padre putativo di Gesù ha dovuto affrontare situazioni difficili, soprattutto quando il figlio di Dio è nato senza un tetto per vivere. Come Giuseppe, prosegue Francesco, voi e noi ci chiediamo perché questi nostri fratelli sono senza casa? Giuseppe è stato sostenuto dalla fede nella difficoltà della sua vita e la fede ci apre alla presenza silenziosa di Dio in ogni vita, in ogni persona e in ogni situazione. Il Papa conclude l'incontro pregando il Padre Nostro con i senza tetto, perché nella preghiera non ci sono persone di prima e seconda classe e il cuore impara a non diventare insensibile davanti alle necessità dei fratelli.